La prima immediata impressione che ha il viaggiatore che la scopra emergere all'improvviso fra boschi secolari dietro una curva della Via Flaminia è quella della bellezza. Vista nel suo complesso, infatti, Spoleto è un'immagine di bellezza assoluta e abbagliante. Una città straordinariamente unita alla sua immagine esteriore, con una gran rocca che domina un nugolo di tetti e campanili eleganti e superbi. Una visione che non fa intuire subito la straordinaria e complessa storia che ci racconterà la città quando la conosceremo meglio. Solo vagando a caso in vicoli e piazzette, la città comincerà a farsi conoscere e allora l'amore e l'ammirazione che incute ci farà capire di essere giunti in un luogo davvero speciale. Una delle prime immagini è quella di un grande ponte, detto Ponte delle Torri, un lungo viadotto costruito a partire dal XII secolo e in seguito ricomposto da Matteo di Giovannello, detto il Gattapone, per garantire l'approvvigionamento idrico alla maestosa rocca che domina l'abitato. La rocca fu voluta dal cardinale Egidio Albornoz, che era stato incaricato da Innocenzo VI di restaurare l'autorità della Chiesa dopo l'esilio avignonese. L'imponente opera fu realizzata in circa 10 anni, a partire dal 1359, sempre su progetto del Grattapone. La rocca fu prestigiosa dimora dei governatori pontifici, fu visitata da numerosi papi e arricchita di splendide decorazioni e affreschi. Adibita a lungo a carcere, il grande monumento è stato negli ultimi anni sottoposto ad uno straordinario restauro che l'ha riportato agli splendori di un tempo. Al suo interno un elegante museo ricorda con splendidi cimeli romani e medievali la lunga storia della città. Particolarmente suggestive le stanze private del governatore, affrescate con splendidi dipinti dedicati per lo più all'amor cortese. Nobile e superba, Torino si mostra ancora elegante e raffinata agli occhi del visitatore. È una città antica e nobile, attiva e cortese. Protesa sullo sfondo delle Alpi, mantiene ancora il suo orgoglioso ricordo di capitale dello Stato dei Savoia, barocco, severo, architettonicamente prezioso, che ha proiettato la sua tranquilla regolarità in quartieri di varia, dignitosa edilizia ottocentesca, con grandi piazze, ampie strade, file di alberi ombrosi. Il Duomo, costruito alla fine del 400, presenta una facciata rinascimentale e conserva la celeberrima immagine della Sacra Sindone. Thank you.
Il centro della città è Piazza San Carlo, vasta e regolare, cinta da palazzi a portici e chiusa dall'omonima chiesa barocca. Il Palazzo Reale, simbolo dell'antica Torino capitale, fu eretto nel 1660 e fu la reggia dei Savoia fino al 1865. Nell'interno si visitano numerose sale che mostrano un sontuoso e raffinato esempio di arredamento e decorazioni dei secoli XVII-XIX. Di particolare valore i soffitti a cassettoni, intagliati e dipinti, e i pavimenti a intarsi lignei. Ma altre sontuose residenze offre questa splendida città. Ecco allora il castello di Moncalieri, di proprietà dei Savoia fin dal 1260. Fu ricostruito e ampliato dal 400 al 700 e fu la dimora preferita di Vittorio Emanuele II. Delizioso è poi il castello del Valentino, situato in un grande parco sulla sponda del Po. E infine la Villa Reale di Stupinigi, celebre residenza rococò eretta da Filippo Juvarra nel 1730. Sorta come palazzina di caccia per Vittorio Amedeo II, è circondata da un bellissimo parco e conserva all'interno, in sale dai soffitti preziosamente decorati, il museo di storia, arte e ammobiliamento, con mobili, quadri e oggetti dei secoli XVII-XVIII provenienti dalle residenze reali del Piemonte. Parlando di castelli, non possiamo non fermarci a Vignola, dominata da uno dei più splendidi manieri italiani, sorto nel X secolo, che accanto alla perfetta e possente struttura difensiva data dalle sue alte torri, conserva all'interno un esempio perfetto di organizzazione abitativa, non disgiunta da inaspettati elementi artistici, come le sale affrescate, fra cui spicca una cappella affrescata in stile tardo-gotico dal maestro di Vignola. L'occasione è data da un grande monumento, un'attrattiva visiva da cui nessun visitatore può prescindere. Da qualunque direzione si giunga, infatti, l'occhio è attratto da un'immagine molto suggestiva. Dalla vallata emerge un meraviglioso castello, leggiadro e imprevedibile in una regione che pure di austeri manieri ne possiede a decine, le cui torri svettanti verso il cielo sembrano uscite dalla penna di un disegnatore di favole. Innumerevoli furono le famiglie che se lo trasmisero, dagli originali de Sancto Petro ai signori di Cartes, ai duchi di Savoia, fino alla mitica famiglia Chaillant e ai Roncas, che ne acquistarono l'intera proprietà all'inizio del 600, ampliandolo fino al 1873, quando l'ultimo proprietario, Emanuele Bollati, decise di modificarne l'aspetto affidandone i lavori all'architetto Camillo Boggio. Questi interpretò in maniera tutta personale i canoni estetici da applicare alla costruzione, aggiungendo al mastio le quattro torrette angolari che rendono il suo aspetto bizzarro, ma certamente molto suggestivo.
Il castello di Fenice è sicuramente uno dei più noti e spettacolari. Di forma pentagonale, è un vero capolavoro dell'arte costruttiva feudale e fu eretto a partire dal XIII secolo dagli Chanoines. Pur avendo una struttura e un aspetto assai bellicoso e imponente, il castello fu per secoli dimora civile e giurisdizionale del feudo degli Chanoines e i suoi interni, perfettamente conservati, ci danno un bel esempio di come dovesse essere la vita dell'epoca. Chiudiamo la nostra visita ai principali monumenti normanni di Palermo col Palazzo della Zisa, una costruzione iniziata da Guglielmo I nella metà del 1100 su un precedente palazzo inserito in un grande parco e arricchito da innumerevoli monumenti arabi. Lo stesso palazzo deve il suo nome al termine arabo Aziz, cioè splendido, e risente profondamente di influssi orientaleggianti evidenti fin dalla fontana e dai mosaici che adornano il frontale e che richiamano i lussureggianti giardini orientali. Solenne e suggestivo l'interno, un tempo reso fresco e ameno da un ingegnoso sistema di ventilazione in cui i sovrani normanni solevano trascorrere ore di riposo, soprattutto durante la stagione calda, è oggi utilizzato per l'allestimento di importanti mostre. Concludiamo il nostro viaggio a Pompei in uno dei suoi angoli più famosi. Siamo nella Villa dei Misteri, una grande dimora suburbana situata a nord della città in una splendida posizione panoramica. Il primo impianto della villa risale al II secolo a.C., ma successivamente essa subì un ampliamento, godendo di grande splendore come dimora patrizia. All'epoca della catastrofe era stata però trasformata in una grande azienda agricola. Lo testimoniano le grandi cucine e il quartiere rustico. Qui è stato ricostruito il torcularium, un grande palo in legno con una testa d'ariete in cima che serviva per pigiare l'uva. Una curiosità è un piccolo graffito su una parete, la caricatura di un senatore di cui conosciamo anche il nome, Rufo. Quello che ha meritato fama universale alla villa sono i suoi affreschi, a cominciare da quelli di un cubicolo, una piccola stanza da letto. La vera meraviglia del complesso però la troviamo nella camera attigua e consiste in uno dei più straordinari dipinti murali dell'antichità. Una complessa rappresentazione che copre tre pareti e che fra le tante interpretazioni che le sono state date sembra rappresentasse i momenti essenziali di una cerimonia sacra relativa ai culti in onore di Dioniso. Cerimonie che si erano diffuse a tal punto da provocare interventi del Senato allo scopo di reprimere i fini orgiastici che esse comportavano. Si comincia con la lettura del rituale fatta da un fanciullo nudo, forse lo stesso Dioniso. Accanto una scena pastorale con un vecchio sileno che suona la lira e una panisca che allatta un capretto.
Nel frattempo un'ancella fugge via terrorizzata, sconvolta da quel che si vede nelle scene seguenti. Un sileno abbevera un satiro, mentre un altro cerca di spaventarlo, riflettendo l'immagine di una maschera tragica nel vino della brocca. Poco oltre, Dioniso, ebro e seminudo, si abbandona in grembo a Arianna. Accanto troviamo una fanciulla che sta scoprendo la mistica cesta dei misteri, dove si nasconde il fallo, simbolo della forza generatrice della natura. La assiste un demone alato, pronto a flagellare una giovinetta che, terrorizzata, si rifugia nel grembo di una matrona. Accanto, una baccante nuda si abbandona in una posa leggerissima ad una danza. Il complesso fa dell'opera una delle più straordinarie rappresentazioni artistiche della storia dell'arte, un capolavoro assoluto di forma e contenuti in un'immagine indimenticabile. La nostra visita a questa straordinaria città termina nel suo luogo più celebre e affascinante, Villa Adriana. Si tratta di uno dei più straordinari complessi monumentali della romanità giunti fino a noi, fatta costruire nel secondo secolo d.C. dall'imperatore Adriano, che vi trasfuse tutta la sua fine cultura tardo-ellenistica, includendovi teatri e biblioteche, rievocando i luoghi che aveva visitato nei suoi innumerevoli viaggi nelle province orientali dell'impero. Ci vollero 20 anni per completarla, ma alla fine essa risultò la più grande e splendida villa romana che ci sia mai stata tramandata. Angolo importante, come sempre, nella cultura romana, era quello dedicato alle terme, che qui manifestano ancora tutto l'ingegno e la gloria dell'arte di costruire dei romani. Si tratta di ambienti enormi, perfettamente distribuiti fra le varie finalità di utilizzo e intessuti di straordinari sistemi idraulici che permettevano di riscaldare a varie temperature ogni ambiente, creando un modello ineguagliabile di efficienza e perfezione costruttiva. L'angolo visivamente più noto della villa è il Canopo, un'altra splendida vasca costruita per richiamare alla mente il canale che da Alessandria portava a Canopo, una località sul delta del Nilo, famosa per il culto di Serapide. Tutta la grande piscina era circondata da un meraviglioso portico colonnato, adorno di infinite statue. Altra vasca suggestiva è la pescheria, anch'essa circondata da uno splendido porticato. Il teatro marittimo è poi un suggestivo e inconsueto luogo costituito da una piccola isola circondata da un canale, a sua volta avvolto da un colonnato ionico. Sull'isolotto era costruita una piccola domus che poteva essere completamente isolata dall'esterno grazie ad un solo ponte mobile di accesso e che è considerata uno studio molto privato e riservato dell'imperatore, che notoriamente possedeva un carattere molto ombroso. Thank you.
L'area degli ospitali era poi quella dedicata agli ospiti. Una vasta area circondata da 10 camere, i cubicola, ognuna delle quali si articola in 3 alcove destinate ad accogliere altrettanti letti. Un luogo magico e di straordinaria importanza storico-culturale che rende onore ad una città piccola e importante, una straordinaria tappa per conoscere il grande passato del nostro paese.